Ciao! Allora, oggi vediamo come fare un piccolo cappello per un neonato. Allora, io utilizzerò un uncinetto 6 mm, questo in bambù, e questo filato qui, che è un acrilico che uso normalmente, quindi se seguite anche le cose, insomma, che faccio, della Cervinia. Si chiama Caprice. Vi lascio comunque tutte le informazioni e trovate sempre tutte qua sotto. Iniziamo. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Kate del sito KT, scritto quindi Kate and the Squid, per lo schema. Lo schema è scritto in inglese, per cui ve lo spiegherò solamente in italiano. È veramente semplice, ma allo stesso tempo bello come risultato, veloce anche da realizzare. Allora, io lo farò solo in questa tonalità per facilitarvi, insomma, nella visualizzazione del video, però potete farlo anche con colori più scuri oppure alternare. Io al fondo vi lascio poi la foto di altre varianti, insomma, che ho fatto, ma lo schema è sempre lo stesso. Quindi iniziamo. Allora, facciamo 3 catenelle. Quindi una, due e tre. Poi andiamo a fare 10 maglie alte nella prima catenella che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo qua e cominciamo le nostre maglie alte. Come vedete sono tutti punti proprio base che abbiamo anche comunque già visto. Quindi una. Due, quindi adesso vado a farle e poi vi faccio vedere come continuare. Ok, arrivati qui andiamo a chiudere con una maglia bassissima e questo lo faremo poi per tutti i giri. Arriviamo qui e chiudiamo con la nostra maglia bassissima. Op. Dopodiché andiamo a fare 2 catenelle. E 2 maglie alte in ciascuna maglia del giro precedente, quindi una e due, e poi di nuovo qui una e due, e così via per tutto il giro. Finito il giro, come sempre, chiudiamo con la nostra maglia bassissima. Adesso andiamo a fare 2 catenelle, poi una maglia alta nella prima maglia, 2 maglie alte nella seconda. E ripetiamo, quindi una. E qui 2. E così via per tutto il giro. Chiudiamo sempre con la nostra maglia bassissima e poi facciamo 2 catenelle e tutte maglie alte per ciascuna maglia del giro precedente. E questo sarà il nostro quarto giro. Quindi anche qui arrivo fino al fondo e poi vi dico come continuare. Chiudiamo sempre con la nostra maglia bassissima e adesso continuiamo con quest'ultimo giro che abbiamo fatto, quindi un giro sempre di tutte maglie alte, fin quando il nostro cappello non misurerà all'incirca 10 cm. Quindi per misurare il cappello voi dovrete metterlo a metà, così. E misurare dal centro fino a dove siete arrivati, quindi io in questo caso sono a 6 centimetri e mezzo circa. Ok, quindi arriverò fino
a 10 centimetri. Dopodiché, se volete, potete anche farlo un pochino più lungo, quindi fare qualche giro in più per poi svoltarlo, se volete. Quindi adesso arriverò al fondo e vi farò vedere il cappello finito. Ed eccolo qua, finito. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, è veramente molto semplice e rimane anche molto molto morbido. Ovviamente dipende dal fiato che utilizzate. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop.